Siamo qui con il maresciallo maggiore dei carabinieri Loreto Di Loreto, che mi ha appena detto, io non lo sapevo, che ha vinto delle medaglie in Canada. Tu fai competizione per l'arma dei carabinieri? Sì, faccio più che altro per il gruppo sportivo paralimpico della difesa. In pratica è un gruppo di militari feriti nelle varie missioni internazionali. Appunto si è formato questo gruppo di tutti i militari feriti e partecipiamo a varie competizioni internazionali, la maggior parte sono tutte organizzate dal Principe Harry. E la prima edizione si è svolta a Londra nel 2014, nel 2016 siamo stati a Orlando e nel 2017 a Toronto. E nel 2014 a Londra ho vinto un bronzo, anzi no, un argento. E a Orlando un bronzo e a Toronto due argenti e un bronzo. Ma sei bravissimo. Tu è da un po' che vieni qua al Nautilus, no? Sì, questa è diciamo, la seconda volta, ci verremo ogni anno perché ci troviamo bene, per noi è eccezionale, è comodo, riusciamo a fare tutto anche da soli, quindi sì, ti senti indipendente, no? Sì, siamo indipendenti qui, molto attrezzato, e poi qui a Lanzarote anche con il clima, con le strade che in Italia sinceramente non troviamo, senza buche così come qui a Lanzarote, riusciamo ad allenarci bene, a fare una buona preparazione in inverno, cosa che lì da noi adesso che fa troppo freddo non riusciamo. Oh, Di Loreto, grazie, sei sempre gentilissimo, io ti adoro, già lo sai. E poi devo dire, e lo dico in video, sì, c'è la moglie che ti adora più di me, grazie. E che il giorno prima di San Valentino mi ha detto, senti, io ho pensato, ma magari gli organizziamo dei fuochi d'artificio? No, qui dentro te lo giuro, me l'ho chiesto. E allora, i napoletani ci tengono i fuochi d'artificio. Ehi, che forte ragazzi, beh, viva l'amore, viva l'amore. Grazie al Nautilus, grazie a te Leda, e grazie a tutti gli abitanti di Lanzarote, grazie.